Lo dico sempre, il tubino nero è la soluzione per ogni occasione. Cosa c'è di più elegante del nero? Ecco, la stessa cosa vale per l'arredamento. Un bel abbinamento tra bianco e nero è molto elegante. Ma ci sono delle cose dalle quali non possiamo prescindere. Prima fra tutti la luminosità. Ecco, assicuratevi di avere una casa molto luminosa, quindi con grandi finestre e tanta, tanta luce. In questo modo il bianco e il nero vivranno di contrasti vivaci e si eviterà quell'effetto un po' funebre che diversamente diventa poco interessante. Poi un'altra cosa molto importante è che l'arredamento sia moderno. Il bianco e il nero devono essere moderni, punto. A me piacciono molto quindi i giochi di contrasto, una parete nera con magari in contrapposizione delle luci, un vaso e una poltrona di design bianco o viceversa, una parete total white con due belle poltrone nere e dei complementi neri. Molto interessante anche l'uso di tappeti magari rigati bianchi e neri. Per quanto riguarda lo stile, vi dirò che potrebbe essere molto nuovo e particolare giocare con una parete nera opaca, avere una scritta bianca laterale che identifichi l'uso della stanza. È qualcosa di diverso che può essere molto divertente da provare. Spazi come il bagno e la cucina sono adattissimi. Un bagno tutto bianco con dei complementi d'arredo neri è molto elegante, ma anche la cucina può essere molto moderna con un abbinamento di bianco e nero. Il bianco e il nero vanno davvero con tutto, come il tubino, ve l'avevo detto.